Allora, per quello anche quando ti ho detto per cosa intendi per fare marketing, io ti ho detto aiutare gli altri. Okay. Perché per me è qualcosa che la meditazione mi ha reso più felice e rende felici le persone attorno. Allora, a me. Peraltro il trend della meditazione, grazie. Il trend della meditazione è un trend in grande crescita. Tu hai app tipo Calm, che se ci pensi, tu paghi un'app per calmarti, no? Per dici, cioè, pago, è come quelli che ti vendono il digiuno, non so se l'avete visto. Ti mandano il kit del digiuno, non c'è dentro un cazzo. Siete dei geni. È il digiuno, non devi mangiare. Ecco il kit, paghi. Paghi per non ricevere, non so. Però Calm, ad esempio, ha dei numeri pazzeschi. Ed è un trend fondamentale quello. Per me il discorso è sempre lo stesso. Se ti vuoi far conoscere, se hai una competenza, puoi avere un metodo. Puoi partire da un metodo di meditazione. Ci sono tanti metodi di meditazione. E cerchi di avere un tuo metodo particolare. Vai a guardare, ad esempio, Ido Portal. Qualcuno conosce Ido Portal? No? Ido Portal, lui fa un... è un movimento che vuole promuovere il movimento fisico. Ed è uno studio di come dovremmo muoverci. Israeliano, molto, molto figo. E ad esempio quello ha preso un angolo ben preciso, il Portal. Poi dal punto di vista della promozione invece devi capire chi ti può dare una mano a promuovere un servizio del genere. Magari scopri che Luis è un impallinato di meditazione e tu hai un'app o un centro dove puoi dire, guarda Luis, puoi fare la tecnica di quelli dei ragazzi che hanno sviluppato il mio videogame del ping pong. Ve la dico così. Questi ragazzi mi hanno contattato e hanno detto, Monti, abbiamo pensato a un videogame per te. Si chiama Flappy Monti. Avete presente Flappy Bird? E al posto di essere l'uccellino c'è la mia faccia e tu clicchi e salti, no? Così. E io ho detto, ragazzi, no, vi ringrazio, ho ancora una dignità. E allora quello che abbiamo fatto è stato, no, ma facciamo un videogame di ping pong. Loro, astutamente, non mi hanno detto, guarda, ti mandiamo la nostra offerta. Perché, giustamente, sanno che se mi mandano un'offerta, il mio switch è diverso. Dico, ok, se tu mi fai un'offerta, sei una startup sconosciuta, 50.000 euro, ok, fammi sentire le altre startup, le altre aziende che sviluppano e vediamo qual è la loro offerta. Ti metto subito in competizione. Invece loro hanno detto, guarda Monti, senza nessuno sforzo da parte tua, noi lo sviluppiamo, facciamo tutto, te lo facciamo vedere, se ti piace provi e lo lanci, se non ti piace, no problem. Hanno fatto questa scelta, io l'ho visto, ho detto ragazzi, mi piace tantissimo, andiamo. Quello che succederà è che loro, anzi vi dico i numeri, perché al solito a me piace parlare coi fatti, i numeri sono in un'ora, 13.286 partite, 57.328 punti, record attuale 45 punti, un'enormità, tempo totale di gioco 219 ore. Loro avranno una visibilità da sta vicenda e la fila di clienti fuori dalla porta, grazie a aver investito del tempo, loro, per cercare di avere la visibilità sulla mia community. Quello che farei è andare a vedere degli influencer che hanno e che sono impallinati di meditazione, farei tutto quello che puoi fare per renderli felici, per dargli un servizio utile, per far sì che loro dicano, wow, assolutamente, e magari uno lo fa spontaneamente, assolutamente questo è il centro di meditazione migliore del mondo. È una tecnica che proverei. Grazie. Domande? Ciao caro. Ci siamo? Ti chiami? Okay. Dario. Ciao Dario, cosa fai? Ciao. Molte cose, dipingo, scrivo e fotografo. Sculture, okay. Un po' di roba. Allora, io come te mi sono autoprodotto il mio libro un paio di anni fa. È andato bene perché comunque portandolo alle mostre mi sono pubblicizzato. È andato bene all'inizio, poi è calato perché insomma, se non tieni altra attenzione. L'avevo inviato a delle case editrici, però ci andava troppo tempo. Altre mi hanno chiesto una marea di soldi. Okay. E quindi ho fatto così.
Non riesco però a trovare il mood giusto per tenere alta l'attenzione. Ad esempio, io lo scorso anno ho presentato a Sanremo un'installazione artistica proprio di fronte al Teatro Harrison, sì, che parlava della plastica in mare. Sì. Questo mi ha dato visibilità, il sito ha visto un sacco di visualizzazioni, poi è andato giù di nuovo, insomma, okay, c'è sempre questo fare su e giù. Io non mi rivolgo a nessuno, faccio tutto da me. Okay. Non so come fare a mantenere sempre, stare sempre sul pezzo, alta l'attenzione. Dico già che non sono uno che sta proprio dietro ai social sempre. Mm. Quindi tu sei arrivato adesso o hai ascoltato le ultime due ore che... No, le ho ascoltate, okay, ho anche seguito una serie di tuoi video. Un aspetto secondo me è quello legato alla problematica dell'artista. Posso darti la risposta sincera o devo dirti le cazzate che ti dicono? Ti dico la risposta sincera, perché ho diversi amici artisti e vedo sempre un tratto comune, che è l'opposto di chi ha il tratto imprenditoriale, e quindi il difetto dell'imprenditore invece è zero magari sensibilità artistica, zero creatività, pure io per dire ma sì, il design è una cagata, non funziona, perché non ho quella vena lì e sbaglio, grande errore. Il problema degli artisti, se leggi il libro I veri artisti non fanno la fame, dagli un'occhiata, è uno stimolo, è pensare che il compito dell'artista sia solo creare. E giustamente, no? Cioè, è come se io ti dicessi il compito del panettiere è solo fare il pane, buono. Quello è fondamentale. Però oggi come oggi hai un problema che tu puoi essere anche un fenomeno gigantesco, ma se nessuno ti conosce è un problema. Per cui hai sempre una doppia attività. Da un lato devi essere bravo a fare il tuo prodotto, dall'altro lato devi sapere che devi comunicarlo all'esterno. E hai due possibilità. Ipotesi 1, ti metti tu di buzzo buono e cerchi di, no, come Conor McGregor, è un ottimo martial artist. Qualcuno fa MMA o combattimenti o fighting o nessuno? Tu. Ah, mi aspettavo un maschio, una ragazza, come ti chiami? Ok, mi sento più tranquillo adesso averti vicino, non so cosa fai, ma nel caso, Virginia, dammi una mano, proteggimi, cosa fai? Porca paletta, MMA, grappling e Thai box. Wow, Paolo ha fatto tipo 56 incontri, 64 incontri di box thailandese, dopo potete farvi una chiacchieratina. Però la cosa incredibile è che Conor McGregor è un ottimo martial artist, ma anche un ottimo marketer. Cioè è uno che sa promuoversi. Se uno non ha però la vena della promozione, devi trovare qualcuno che sia capace di farlo. Un amico, un collega, Valentino. Cioè Valentino non è mica uno che è diventato Valentino perché era un genio del marketing. Il compagno di Valentino era quello grande, esecuzione, il business. Valentino era il genio creativo. E allora questo secondo me è importante. O lo fai tu o trovi qualcuno. Però il fattore economico non ti deve bloccare, perché, prendila così, se tu non sei in grado di coinvolgere almeno una persona che creda nel tuo progetto, allora c'è un problema. Una persona devi coinvolgere, no? Quando tu dici, Elon Musk, citavamo prima, ma sai cazzo che uno così ha tenuto per 2 anni qualche centinaio di persone in un'isola sperduta a fare test per lanciare dei razzi nello spazio lontani dalla famiglia, probabilmente senza pagarli troppo. Perché? Perché la gente crede in lui, crede nel progetto, no? Se uno dice, io ci credo in questo artista. Ieri ho incontrato una ragazza, vi faccio un esempio e poi arrivo. Ho incontrato una ragazzina, una storia incredibile, non mi ricordo purtroppo il nome, Boots Claire forse, una ragazzina che ha avuto un ictus, e tu la vedi, è bellissima, e c'erano i genitori e mi hanno detto guarda, stiamo facendo una serie di cose, lei è un'artista brava e stiamo cercando di, come dire, coltivare questa sua passione pur la difficoltà e il pregiudizio, una storia straordinaria e io farò di tutto per aiutarla. E la cosa incredibile è che tu vedi questa ragazzina e chiaramente ha un progetto che tu lo ascolti e dici Io ti aiuto. Gratis, non voglio soldi, ti aiuto, perché ci credo in quella cosa lì. Perché credo nel progetto, credo nella persona. E questo è lo sforzo. Ah. Cioè. Ah.
Chiaro. Nel tempo più il progetto è valido e più sei organizzato. La tenere l'attenzione alta è un fatto di programmazione e organizzazione, non è un fatto creativo. È come quando, immaginati, tu parli con il direttore marketing di una... C'è qualcuno che lavora in qualche grossa azienda multinazionale? Ok. Chiunque di loro ti può dire, guarda, non è che la multinazionale... Datemi un nome, urlatemi un nome. Urlate? Calligan. Calligan? Fate Calli? No, scusa. Per dire, loro non è che si alzano la mattina e dicono adesso cosa facciamo? C'hanno il piano, da qua magari 18 mesi, piano di marketing, di comunicazione, allora a febbraio usciamo con questo, aprile usciamo con questo, hai capito? È un fatto di programmazione, devi trovare qualcuno che ci stia dietro, bocca al lupo vecchio, no? Grande. Sì, grazie, di qua, andiamo di là. Magari saliamo anche le persone in piedi, se hanno delle domande vorrei veramente fargliela fare dopo, grazie. Ciao, io sono Rosa. Ciao Rosa. Anni fa ho guardato un video tuo e ho smesso di farla dipendente. E oggi ho un brand da 2 anni che porto avanti solo su Instagram. Ok, cosa fai? E in realtà vendo, ma regalo un'emozione. Cioè nel senso vendi, tienimi il microfono. Io in realtà faccio questo, che è customizzo delle scarpe. Okay. In base alla richiesta di un cliente, ma il successo vero è venuto perché la gente ha bisogno di emozioni, quindi ho riportato quello che era il mondo di un tatuaggio su quello che poteva essere un abbigliamento. Quindi tu tatui scarpe? Sì, in realtà sì. Sei una pazza furiosa, geniale, no? Mi piace un sacco. Ho visto, scusami, di recente, ti devo connettere con un ragazzo che vive a Londra che ha grande successo e fa i tatuaggi sui violini e sulle opere d'arte. L'avete visto? Non mi ricordo come si chiama, però forte. Bene, hai una domanda o solo... No, la domanda è che io da 2 anni ci vivo con questo mestiere ed è una bellissima cosa, però Instagram non mi fa fare il salto. Cioè che quando io ho molte richieste, anche solo di community, cioè di parlare, Instagram mi blocca completamente. Va in crash e questo va avanti per settimane, per mesi, passa un po' di tempo, poi devo ricominciare tutto da capo. Questa è una cosa che non riesco a capire da chi viene gestita, cioè nel senso chi ha 100.000 follower, 200.000 follower, come gestisce questo problema? Cioè se io sul mio post ho 150 commenti e Instagram mi dice... Buona, fermati. Ma, però sono numeri piccoli, quindi non è possibile che blocchino un post per 150 commenti. Se ci sono segnalazioni, può essere un caso, magari la connettiamo con... c'è una parte di Facebook che ogni tanto gestisce i problemi più complessi, di bug, di piattaforma, robe così, e magari ti danno una qualche risposta. Non ti saprei dire. Grazie mille, bocca al lupo. E prova a fare tatuaggi, anche lì. Immaginati se tu avessi fatto... Adesso non sono l'esempio giusto io per te, prendi una persona che magari la Delellis, ok, dico un nome così, e fa il tatuaggio delle sue scarpe, gliele mandi, tu lo fai. Ah ok, è un'ovvia ottima cassa di risonanza se è la persona giusta, no? Quindi lavora così, complimenti. Di qua? Di qua e poi andiamo dietro. Ciao, sono Gianluca. Ciao Gianluca. E 2 anni fa ho iniziato a fare un lavoro di brokeraggio a Bologna. Poi da un certo punto ho detto... Da come è iniziato pensavo dicessi, da 2 anni non bevo più. E... Sembrava, se uno entra qua, pensa, ma questi qua, cioè si sono appena disintossicati. Un gruppo di recupero, esatto. E... Ok, brokeraggio bolognese, sì. E poi mi sono visto tra 10 anni e ho detto no, non è la mia strada e di conseguenza ho aperto... una piccola, diciamo, società che diventerà reale tra pochi mesi, però il problema che mi trovo molto spesso a fronteggiare è con le persone di una certa età. Noi ci occupiamo di comunicazione, abbigliamento. Definisci una persona di una certa età? Diciamo, nel mio caso specifico... Da quanti anni esattamente? Da un 45 anni in su. Se per me è una certa età, è il doppio della mia età, quindi non volevo offendere nessuno. Vecchi di merda, sì. Certo, anche questo ho preso, capito? Non li faccio non più i tour, non ci vado più in giro. Ma cos'è? Vado in giro a farmi sempre insultare. Gli tolgo il microfono. Okay, togliamo il microfono. Ok, quindi da una certa età. Sì.
il problema è che non riescono a capire la certo. vera potenzialità del marketing sì. e della comunicazione sì. online. Quindi spesso mi sento dire yes. a cosa serve investire 500 euro per fare della pubblicità online quando posso stampare con 50 euro dei volantini. Sì. E quindi volevo un attimo capire in che modo sì. si possono far approcciare queste persone. Ti faccio una domanda. Sì. Secondo te, se uno odia, ditemi un nome di un politico. Salvini, ok. Renzi, Trump, okay. Se uno odia Trump, sì. ok, tu puoi convincerlo a votare Trump? Cioè se tu fossi il capo della campagna di comunicazione, quando dici ok, chi andiamo a colpire? Che dici, parli sempre così, colpiamo il target così, bisogna e capire. Colpiamo il target degli indecisi, oppure quello che fanno, tra parentesi, esempio Trump, sei uno che vota per l'altro ma non sei felicissimo, allora cerco di toglierti la voglia di andare a votare. Non ti convinco a votare per me, okay. ti convinco a non andare a votare, altra strategia. Ma a quel punto, secondo te, li puoi convincere? Andando a toccare dei punti che magari per loro possono essere okay. un po' più deboli, probabilmente Ottimo. Sì. La risposta vera è no, non li puoi convincere. Quando tu puoi convincere una minuscola percentuale, nessuno si dedica a convertire quelli che sono già decisi. È come se tu dicessi, un tifoso del Napoli ai tempi di Maradona lo puoi convincere a non andare allo stadio e andare allo stadio a scegliere la Juventus? Non puoi, non è possibile. Perché, come diceva anche lei prima, la decisione non è una decisione basata sui fatti, tu non li convinci con i fatti, è una decisione basata sulle emozioni, sull'irrazionalità, sulle convinzioni. Ti faccio un esempio. Siediti, prego. Un anno io sono tornato dalla Germania, mi allenavo a ping pong, non so se l'ho mai detto che giocavo a ping pong. Scusa, volevo annunciarlo oggi, no, l'ho annunciato già oggi in università. Mi allenavo in Germania e torno in una forma splendida, ero, non so, nei primi 5-3 d'Italia, ero al top in Italia, ero una sega nel mondo, ma in Italia ero al top, e arrivo e vado a Cernusco su Naviglia, mi sembra, e c'era un allenatore che allenava, che non era, diciamo, molto competente, mettiamolo così. E a questo punto lui, io sono lì, sta allenando dei ragazzini, gli fa fare un colpo, no? Il topspin di dritto, un colpo, e gli fa fare tutto un gesto che lo guardo e dico, cazzo, ma che colpo è? E non dico niente però, perché sei l'allenatore di quel posto. Lui mi vede e dice, dai Monti, vieni, guarda, sto insegnando il top di dritto, dimmi cosa ne pensi? E io lo guardo, puoi abbassare la mano intanto. Lui, allora, possiamo dare un premio? Ha tenuto la mano alzata per 20 minuti fisso così. C'hai una paralisi, hai il braccio alzato o sei... Hai cambiato braccio. Braccia ability, ecco, questa è la tua dote. No, abbasso, t'ha visto. Passiamo prima su, magari in alto. Però, siete dei personaggi, alcuni mi fanno morire. Totale, questo allenatore qua mi dice, guarda questo gesto, io dico... Guardi, mi scusi, non voglio sembrare irriverente, io poi ero giovane, questo era un signore di una certa età, 40 anni avrà avuto, 45, proprio con un piede nella tomba, no? Era un po' così, senza capelli. Poi io pensavo, ma quando uno diventa pelato è finita? Pensavo così. Invece, vabbè. E allora io dico, guardi, io non voglio rispondere a una teoria, perché già ai tempi mi piacevano i fatti, e allora... Dico al ragazzino, allora fai il colpo come l'hai fatto prima, con la tecnica del giaguaro morente, e lui fa la tecnica del giaguaro morente, la palla va in piccionaia. E poi dico, guarda, adesso fai così, alza la racchetta, vai un po' avanti, ok? E tira una botta dentro. Mi giro e dico, vede, cioè la tecnica corretta è questa. E lui, secondo te, cosa mi ha risposto? Detto, no, ma guarda, ti sbagli. La tecnica del giaguaro morente, in realtà, se tu la applichi quando sei con in bilico il corpo leggermente progresso, non lo puoi convincere, perché la sua vita è stata basata su quelle convinzioni, la sua credibilità sociale, sportiva in quel caso, è basata sulle teorie che ha ripetuto per 20 anni. Allora io ho smesso di convertire le aziende, non ne ho più voglia. Infatti oggi io ho fatto
la mia chiacchieratina, qua sono felice, ci siamo visti, ci siamo dati la nostra pacca sulla spalla. Se uno ha voglia di valutare questa opzione qua, digita così, bene. Se no, a me non cambia niente. Cioè non è che a me torno a Brighton e dicono, arca miseria, no, meno digitale in Italia, finito, non mi cambia niente. Bene, a posto così, sei contento, non voglio convincere nessuno. Non voglio convertire chi non è già convertito. Ai tempi della televisione, ti dico solo questa, avevo il problema che nessuno parlava di tecnologia e di digitale. E avevo chiesto a un mio amico che ne sapeva molto di TV, faceva TV da tanti anni, come posso convincere i vari conduttori, che peraltro sono gli stessi che sono ancora in onda adesso dopo 40 anni in Italia, come faccio a convincerli a parlare del digitale, della tecnologia, non solo come le truffe online, ma l'italiano non userà mai la carta di credito, non roba per ragazzini, internet è morto, articolo di un noto quotidiano, internet è morto, non lo usa più nessuno, è solo porno. È vero che è porno un sacco internet, non è che lo mettiamo in discussione, però non è morto, mi sembra. E lui mi ha detto, Monti, devi aspettare che muoiano. That's it. Devi aspettare che muoiano, non li puoi convincere, non puoi convincere le aziende, se uno non è convinto, io ho preso, ma sai quanti, io ero quel pirla che anni fa andava in giro con un tour che si chiamava Codice Internet, avevo un cartello con scritto I love internet, andavo nelle piazze a Milano 35 giorni fila in piazza Duomo a parlare col mio baracchino, passavano i turisti, non sapevano chi fossi, gli stavo sui coglioni, erano lì e dicevo no internet, internet, cioè avevi video. Non c'era mai nessuno, non potevo convincere nessuno, non veniva nessuno. E quindi la gente rideva, le aziende. All'inizio è uscito Facebook o i blog. Io ho fatto un'azienda, Blogosfera, per fortuna che la gente è così. Ho fatto un'azienda, Blogosfera. L'abbiamo venduta poi al Sole 24 Ore. Siamo andati da zero, investimento 5.000 euro, io e il mio socio, 5.000 euro. Da zero a 3 milioni di visite al mese, così. Perché nessuno ci credeva. Cioè il Corriere, Repubblica, nessuno ci credeva. Cioè, ma come fai a fare editore? E neanche avevamo i giornalisti. E io non avevo mai fatto nulla in editoria, neanche mio socio. Però ti sottovalutano. E quelli che sono convertiti così pagheranno il prezzo dopo. Chiudono e pagano il prezzo dopo. È sempre così, non ci puoi fare niente, non li puoi convincere. Parla con chi già è convertito. È troppo più facile. Bocca al lupo, grazie. Ciao, mi chiamo Ciao. Giovanni, Ciao. Faccio parte di quella categoria over 45. Noi siamo... Ma noi gli, siamo, voglio ben, gli voglio bene. Cioè gli voglio. Voglio bene, però dopo una gomitatina diamogli. No, vabbè, insomma, ho 60 anni, ma penso che sia un anno ripetuto 60 volte, per cui ce la giochiamo. Io mi occupo di trading, sono un trader, sono l'uomo della finanza. Sì. Però in maniera molto allargata, perché oltre a fare l'investitore... Sono anche un formatore, un venditore di software, ho la mia partita IVA, eccetera, eccetera. Sono abbastanza conosciuto nel settore. Nel nostro settore, non so, anche nel vostro, comunque per la tua esperienza, quando arrivi a un certo punto che non è il successo, ma che comunque non è più essere a zero, si scatena l'odio digitale della rete. Davvero? È una cosa sulla quale ma tu... Ma è capitato? No, seguendoti da diverso tempo, so perfettamente che anche questa è una patologia che tu conosci bene. Sì. E ho avuto la sensazione che in alcuni periodi, direi forse 2 o 3 anni fa, ci furono dei momenti in cui anche la tua proverbiale nonchalance era stata messa a dura prova, perché comunque quando sei lì che ti sbatti, l'odio pesa. Avresti dei consigli, dei punti di vista, visto che ne hai parlato ma ne hai accennato? Hai ragione, grazie. Come si gestisce? Hai centrato in pieno un grande tema. Questa cosa, perché hai centrato in pieno un grande tema, magari... Assolutamente, grazie, davvero Giovanni. Hai centrato in pieno un grande tema anche perché l'odio, gli insulti, le critiche sono quelli che poi bloccano la maggior parte delle persone, che uno lo dica o non lo dica, quando poi vogliono creare dei contenuti. Però dici, creo dei contenuti e poi se sono una donna sei una zoccola, se sei un uomo sei pelato così. Cioè, è così, e come reagisci? E devi avere la pelle dura. Io guarda Giovanni, da quest'anno voglio fare voto di misericordia con i miei haters, perché ci ho ragionato effettivamente in questo periodo, e scusatemi, io ho... All'inizio non pensavo fosse possibile di stare sui coglioni a qualcuno, nel senso, ti posso stare antipatico io, però i contenuti di cui parlo, sai,
faccio un video dove analizzo il business plan di Luxottica o l'analisi di Nescafè dal punto di vista del business model, che cosa vuoi dire? Puoi dire: guarda, non sono d'accordo, ma il fatto che uno arriva e risponda muori coglione mi lascia un po' perplesso. E allora non so, ecco, e devo dire, dopo 4 anni la mia fiducia nel genere umano è molto scesa. Quando uno mi parla dell'intelligenza collettiva dico: guarda, ho qualche perplessità a mettere in mano alla massa le decisioni, ma a prescindere da questo discorso, allora per un periodo la mia reazione era abbastanza quella di andare nei commenti quando vedevo uno proprio allucinante rispondere dicendo: ma vaffanculo. Diciamo, questa era la mia risposta standard, così. Oppure: vergognati, vergognati della tua ignoranza. Poi ho fatto varie prove, ho cominciato a mettere citazioni a caso. Monti, travi i giovani perché li porti a fare gli imprenditori, bastardo. E magari io metto: la vita è una tempesta, ma prendo qualcuno là, non so, quella famosa citazione di Grillo. Cioè, roba a caso, no? Come dire, giochiamo, è un gioco così. La verità è che poi, se tu ci pensi, queste persone hanno problemi molto più gravi dei nostri video o dei tuoi contenuti. Perché, fermi, vi faccio un esempio. Cioè, prendete i miei haters, che a me fanno sempre più tenerezza. Io ho uno che vive in Inghilterra, c'è la mia età, che da 4 anni guarda tutti i miei video, e la sua sfiga è che i 4 chiacchiere durano un'ora. Quindi lui guarda, questo povero Cristo, guarda migliaia di video, tutti, Montemagno, e mi odia, ed è in cerca, e lo guarda, e lo riguarda, anche perché poi deve trovare lo screenshot dove io sono un po' strano, no? Perché poi fa lo screenshot, c'hai tutti i gruppi anonimi, pagine anonime su Facebook, che è talmente incapace che si è anche dimenticato una volta di togliersi da admin, e mi hanno mandato lo screenshot dicendo: guarda, è lui. Ah. E volevo scrivere dicendo: ma Belen, ma almeno ma affidati a uno che ne sappia, no? È anche nel mio settore, in teoria. E la cosa pazzesca è che uno così guarda tutti i video, allora mettiamoci nella loro logica, Montemagno, guardo tutto, e poi scrive commenti infiniti: Montemagno, sei un pelato di merda, perché? E poi scrive dei tomi, ma almeno scrivi poco, che è lungo, è un casino da leggerti, no? Non ti legge nessuno, scrivi poco, veloce, sintesi, trova un po' dei titoli belli, no? Scrivi tu. È come se uno, ti faccio un esempio, odia la fantascienza e decide di guardarsi tutto Guerre Stellari, e poi sotto ogni recensione del film va lì e dice: Baby Yoda, quelle orecchie lì, sei un fetente. Cioè, hai dei seri problemi, bisogna essere misericordiosi e soprattutto ignorare il peso di questi signori, perché a meno che siano delle truffe, io ho anche i truffatori, mi clonano il sito, poi fanno pubblicità su Facebook con la mia faccia, mandano sul sito clonato, registrano il dominio marcomontemagno.qualcosa, infatti ne ho registrati, non so, spendo più in domini io che in insalata. E a quel punto portano la gente lì, c'è la mia immagine che dico: ragazzi, comprate l'ultimo Piru Piru coin, è una figata, e gli ciullano il grano. Allora tu devi fai causa, fai la denuncia, le menate, tanto poi c'hanno il server in Macedonia che non li vai mai a beccare, e via così, organizzazioni, truffaldine. Quindi io vado da questo a quello fuori di testa, a quello che mi viene a suonare a casa, capito, a Brighton, e mia moglie si spaventa anche. Cioè, roba che onestamente non mi aspettavo, anche perché, voglio dire, io alla fine dei conti quello che faccio è lì da vedere, non è che c'ho una roba sotto banco, cioè sono trasparente, se ti sto sui coglioni non guardare i miei video, non è che ti obbligo a comprare il libro, anche qui prima di uscire ovviamente dovete comprarlo, sennò vi chiudono dentro tutta la notte, però capito, misericordia. È meglio che, capito, meglio che si sfoghino online piuttosto che nella vita reale, che io la vedo così. No. Ultima domanda. Facciamo, dove siamo? Siamo qui, davanti alla tua sinistra. Qua, quella sinistra, quella sinistra. Sinistra? Di qua, sei qua.
Ah, sei. Allora, ciao tu, Monti. Con questo piccolo gesto mi hai già dimostrato, pensa la mia mente sottile di analisi, no? Perché io non so, perché io sono curioso delle persone, no? Mi hai dimostrato di avere una certa tenacia. Perché sei stato lì 20 minuti, allora o ti sei allenato bene oppure hai avuto una certa tenacia. Quindi questo è già un segno positivo. Ah, grazie mille. Spero nella domanda. Sì. Sì, sì, sì. Allora, vabbè, noi siamo abbastanza giovani. E... No, nel senso che ancora dobbiamo scegliere un po' gli studi, diciamo, da fare. Posso tutto. Posso tirarti la... Io, come hai detto anche te all'inizio, so che comunque l'intelligenza artificiale cambierà molto del futuro del lavoro. Per esempio, io faccio ragioneria e so che il commercialista cambierà molto, molto, l'avvocato cambierà molto, molto, molto. Solo che noi non abbiamo punti di riferimento, perché se te lo dice al prof, come dicevi te, cioè il prof dice no, ma va là, non cambia niente, sì, la fattura elettronica, si ferma lì. Gli stage, le alternanze scuola-lavoro sono mettere delle fatture, cioè mettere dei dati, cioè copiare, certo. Ok? Quindi se potevi darci, diciamo, un po' quelle regole di base per capire cosa cambierà e in che modo, non so. Non so se mi sono spiegato. Mi date un attimo la palla, la sfera di cristallo, quella che avevo portato, avevo messo dietro. Quella vera, quella che predice noi i primi 7 anni, no, quella di... Non lo so il futuro, non sono Nostradamus e non so prevedere il futuro, però guardo i fatti. E i fatti sono che qualunque report prendi, di qualunque tipo, peraltro c'è il Davos, il World Economic Forum in questi giorni, tirano fuori sempre i report aggiornati sui trend automazione, e la cosa che tu vedi chiaramente è che tutta una serie di lavori sono a maggior rischio di automazione. La cosa importante su cui io mi concentrerei è questa. Ci sono avvocati da questa parte? Avvocati? In sala? C'è sempre solo un avvocato. C'è avvocati di qua? Avvocatessa? E in che cosa sei avvocatessa? Amministrativo. Io ho fatto pratica, andavo al TAR a fare le code. Un trionfo di libidine era quello. La cancelleria, che bello, come mi trattavano bene. E quante leccate dava ste marche da bollo? Ma ci sono ancora marche da bollo che continui a pinzare? Pinzate ancora? Ok. Allora, una serie di attività verranno automatizzate. Lo sai per certo. Perché è facile. Cioè, già oggi, cerca su YouTube automation, legal, trovi un sacco di video. Di software che ormai automatizzano una marea di compiti, di attività. Quello che è più difficile da automatizzare nel breve periodo, diciamo da qui a 10 anni, è la parte empatica. Cioè, nel momento in cui, immaginati che lei facesse la divorzista, ok? Vuoi fare la divorzista un giorno? Se capita. Ok. A questo punto, un divorzio, quando vai dall'avvocato, non è solo la pratica e il ricorso, quello è facile. Io ho divorziato, tra parentesi, e quindi so com'è quando divorzi. Ci sono persone che hanno divorziato in sala? Ok. Persone che sono qua in coppia, sono ancora sposate ma stanno pensando di divorziare, non l'hanno ancora detto. A Napoli una ha detto, io... Che miseria, ho sbagliato. Allora, vabbè. E se lei fa un divorzio, quando tu ti presenti, il valore dell'avvocato non è solo il ricorso, è... quel momento anche, no, personale, di dire guarda, è un momento brutto ma ce la facciamo, vediamo, troviamo una soluzione, è un confronto, è una rassicurazione che cerchi, no? Le famose soft skills di cui si parlava anche stamattina. Allora quella è una parte su cui lavorare, però tu lo sai, se vuoi ci parlo io, mi dai il numero del tuo prof, lo chiamo e dico oh, cioè diciamole le cose, guarda i fatti, e i fatti sono che ad esempio nel mondo dei commercialisti, non voglio portare sfiga, però io vedo in Inghilterra, cioè bookkeeping per dire, no, tutte le ricevute, tutto automatizzato, via, cioè tutte le, hai una certezza, tutto quello che può essere automatizzato sarà automatizzato, sicuro, non so dirti quando e cosa, e allora prova a concentrarti sulla tua unicità, cos'è che ti può differenziare, oppure se sei uno sveglio e smanetta a livello software, dici ok, come posso essere, ho visto un ragazzo che ha fatto in Inghilterra un bot che
che in automatico ti compila i ricorsi per le multe stradali. Carino, e in automatico ti fa questa roba qua, paghi un tot e lui... No, tutti una serie di moduli sono facili. E allora provi a concentrarti magari su sviluppare qualcosa. Però dall'altro lato alcune professioni spariscono e alcune attività spariscono, devi sapere. È per quello che prima dicevo, reinventarsi, avere l'idea di continuare a cominciare. Questo deve far parte un po' del tuo DNA, perché magari tu non farai un lavoro, farai 10 lavori in futuro e non sai neanche quali saranno. E allora se hai una mentalità così, ok, di volta in volta ti adegui. Questa è un po' l'idea. Oppure fai l'alzatore professionista di mano, dove sei il numero uno. Un applauso e in bocca al lupo davvero. Ok, abbiamo? Dove siamo? Domande? Ok. Ciao. Io non so quale sarà il mio futuro, potrei iniziare dandoti un bacio sulla guancia e postare quella foto. Allora. Mi piacerebbe io mi devo reinventare. Mi piacerebbe molto. Posso farti baciare sulla guancia, Paolo, perché voglio tornare a casa dalla mia dolce metà e voglio trovare ancora lo stesso lucchetto e la stessa serratura. Però ti ringrazio del pensiero. Bacia Paolo se vuoi. E questo lo facciamo a ogni evento in realtà, perché lo sapete, quando è una certa età è un certo fascino del capello lungo. E scherzo, grazie, simpaticissima. Eh? Ti ha dato anche 10 euro. Ma che cosa per il bar? Alla controfigura. Io devo darti. Va bene. Domande? Siamo di qua. Magari andiamo di là. Su in alto, la persona là in alto, in piedi, poverino. Ah, di qua a destra, mi hanno detto di qua non vieni mai. Passiamo dal bacio a... vabbè, no, stiamo deragliando, credo, alle 8:30. Di qua, non so, scegli tu. Andiamo su, cerchiamo un minimo di rispetto per chi è stato in piedi. Posso ringraziarvi davvero? Io non so come avete fatto a resistere adesso 2 ore, sono onorato del vostro tempo e spero che ci sia almeno un piccolo spunto, una piccola idea. Ecco, grazie, davvero grazie, ecco, questo è vero. Domande? Dove sei andata, Cri? Sei qua. Ti sei fermata lì, non sei andata su? No, sono fermata qua. Ciao, io sono Federico. Allora, ce la siamo scritti perché, ma è brevissima. Allora, Sei scritto la domanda? Sì, è breve. Non è breve. La stringo. Allora, io lavoro nelle macchine industriali, mi differenzio dai miei competitor perché offro soluzioni personalizzate, non macchine a catalogo. Il mio cliente cosa medio... Cosa fanno le macchine industriali? Lavorazione del tubo metallico, filo metallico. Il mio cliente ha dai 40 ai 70 anni. Dei vecchi. No, c'ho 46 anni. Lo so, ma prima hai sentito, ormai siamo solo vecchi. Solo una certa età. Ormai abbiamo finito. Abbiamo finito, io faccio 50. Cosa? Chi ha più di 50 anni? Scusa, mi dite cosa succede dopo i 50? Sì. Io ho paura che mi alzo e vado giù così dopo i 50. Allora, okay. Macchine industriali. Sì, io ci sono sia su YouTube che c'ho un sito. Secondo te, i canali che vale la pena utilizzare per entrare in contatto con questo tipo di cliente, quali sono? E basta. Sì. E questa, vedi. Allora, dunque, un aspetto fondamentale. Io non sono un tecnologo, cioè il mio approccio è che cosa funziona meglio per promuovere e comunicare una mia iniziativa, prodotto o servizio. Questo è il mio punto di partenza. Se tu sei a Brighton e vuoi comunicare con le mamme, tu non devi fare Facebook, LinkedIn, no, quello che fai è mettere dei volantini appiccicati a quelle 5 scuole di Brighton e raggiungi tutto, ok? Questa è la premessa. Se domani, capito, c'è una modalità migliore, fare la pubblicità con i gabbiani che scagazzano sempre a Brighton, dei gabbiani, e tu fai la pubblicità e cala il volantino, questo si faceva ai tempi, ti ricordi? Che buttavano giù i volantini dagli aeroplani. E quello funziona, fantastico. Io per dire, vi dico una roba che ho fatto? Ho fatto in questo momento un accordo con le metropolitane di Roma, Milano e Brescia per mandare 10 miei video 90 volte al giorno, in metro. Ho provato, non so se funziona, però è proprio una roba fuori. Non è che siccome faccio una roba online allora tutto vale. Piattaforma migliore però, oltre a quelle che sono le opzioni analogiche, LinkedIn, senza dubbio. E che cosa farei? Ti dico cosa farei?
oppure lancio un tuo concorrente e lo faccio e te lo dimostro. No, scherzo. Quello che farei è, farei contenuti che sono interviste a tutti i tuoi potenziali clienti, tutte le persone che vuoi contattare. Perché? Perché è molto diverso se io sono un tuo potenziale cliente e mi dici ti mando l'offerta così, ma che palle, c'è un altro. Se tu invece dici guarda, stiamo facendo questa tipologia di podcast e è un contenuto video che va su LinkedIn, veniamo, facciamo un bel video dove esci bene, sei vecchio, ma ti mettiamo il filtro bellezza ringiovanente, ok? E a quel punto tiriamo fuori l'audio, lo mettiamo sul podcast, va su LinkedIn, facciamo un lavoretto bene, ti rubo 20 minuti e non devi far niente. Tutti vogliono rilasciare un'intervista. È difficile intervistare Vasco Rossi, per dire, però un manager, un imprenditore vuole raccontare la sua storia e non gli toglie niente, male che vada 20 minuti. Quando sei lì, nel momento in cui l'hai contattato, crei un rapporto. E allora magari lui è lì e dice, oh ma chi è che ci, il nostro fornitore di, industriali? Ah no, ma scusa, ma ci mandi un'offerta anche tu, magari è interessante, fate anche voi questo. Sì, se vuoi, attrai e non provi a spingere. Questo sarebbe il mio approccio. Prova, grande. Okay, dove siamo? Marco, Cristiano, non so. Siamo qui, ultima domanda. Ciao, ultima domanda, ok. Ciao Marco. Ciao caro. Niente, io vorrei fare una domanda di carattere abbastanza generale. A me ha colpito... Ti chiami e cosa fai? Michele, farmacista. Ok. Mi ha colpito molto all'inizio quando hai detto che Amazon ti porterà il pacco a casa, le consegne verranno fatte in un'ora, in 5 minuti, in 2 secondi, insomma tutta questa velocità, questa modo di, certo, produrre è già così. Ti faccio un esempio. Deliveroo l'altro giorno ho ordinato in Inghilterra e hanno consegnato in 12 minuti. E non era vicino il ristorante. Voglio non so come abbiamo fatto. Una domanda forse sarà un po' banale, però. Sì. Quanto è sostenibile questo modello? Da parte di chi? Del nostro pianeta, del nostro ambiente, dal nostro pianeta, sì. Mm. Guarda, premesso che non lo so, magari adesso... Aspetta. Certo. Un freno a un certo punto questa cosa esploderà perché non... Allora, ci sono varie possibilità. Sulla sostenibilità ambientale non lo so, ma se mi dai un secondo chiamo Greta. Aspetta, Greta... World Economic? Trump, hai sentito cosa ti ha detto? Smetti di rompere così. Ok, allora... Cioè, ma come si fa a trattare male una ragazzina se è presidente degli Stati Uniti? Comunque, la cosa incredibile è che nessuno sa come andrà a finire. Magari ci estinguiamo. Cioè, se tu guardi la storia dell'uomo, e diciamo prima con Giovanni, la media dei commenti spesso fa capire che, non siamo così intelligenti. E allora, magari ci estinguiamo. Oppure, siamo molto bravi per adeguarci, ci siamo sempre adattati molto bene e cominciamo a trovare dei modelli diversi. E c'è uno sforzo, se pensi, no? Di maggiore sostenibilità, più interesse, le nuove tecnologie, tutte queste robe qua. Oppure la teoria di Elon è che qua di fatto siamo spacciati, te la faccio breve, e diventeremo un animale multiplanetario. E per cui andremo a vivere su diversi pianeti e poi io ci avrò tipo Spock, vivrò fino a 255 anni, non lo so. Per cui io non ce l'ho la risposta. Senz'altro, quello che dicevo all'inizio, il mercato è folle, drogato, va alla velocità della luce, hai 1000 complicazioni da tutto questo mondo di casino, quindi è una situazione che uno deve conoscere. Noi parliamo delle opportunità lavorative, ma ci sono scenari apocalittici infiniti su cui io non ho la soluzione. Però ti ricordi quando ti dicevo, per me l'etica è importante, l'etica prima di tutto, servirebbe un patentino di etica quando tu fai un'iniziativa, è vero o no? È l'etica, perché se no, se contano solo i soldi e gli utili, siamo fottuti. E allora se c'è un'etica invece c'è un interesse. Ragazzi, grazie mille, è stato bellissimo, devo scappare se no mi cacciano. Grazie davvero. In bocca al lupo. Buonasera.